Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Finalmente riesco a girare un video perché mi sento finalmente meglio dopo una tosta, tosta, tosta settimana. Anche oggi starò in casa, non andrò in palestra. Sono uscita semplicemente per fare la spesa e mi è sembrato di fare chissà che cosa. E mi sono fermata anche da H&M perché sono andata appunto nella Coop del Parco Prato dove c'è anche H&M. Questa volta ho comprato tutte cose per me. Quindi si tratterà di un haul prima man. Mi dispiace per le ragazze non incinte in questo momento, magari non me ne può fregare di meno, però non lo so, non vedo tanti video haul del genere anche su YouTube e sono anche un po' interessanti per magari avere qualche dritta, perché sinceramente se andate a comprare. Sto a distanza perché qua sono tutta screpolata, ma tantissimo. Infatti, appena giro il video mi vado a struccare perché ho bisogno proprio di tenere la pelle idratata senza trucco sopra. Oggi è stata proprio un'eccezione. Se vi affidate a tipo, che ne so, tipo pre-prenatal mi viene in mente perché c'è lì e perché avevo dato un'occhiata tempo addietro. Cioè, i prezzi sono veramente cari per quanto riguarda le cose prima man e poi sono anche brutti. Sono brutte cose antiche che non, colori brutti, per esempio i jeans prima man. Quelli di H&M ci sono di vari modelli, moderni, anche con gli strappi, boyfriend jeans, skinny, eccetera, eccetera. Quelli di prenatal hanno tutti i lavaggi tristi. Sapete quel jeans, quei lavaggi brutti? Non invogliano, almeno a me, non mi invogliano per niente all'acquisto. Infatti, ho aspettato un bel po' prima di comprare cose specifiche prima man. Adesso vedete in tutto, 6 capi. Può darsi che qualcosa sicuramente comprerò più avanti. Uno però non voglio esagerare perché sono cose che mi vanno bene adesso e poi dopo non mi andranno più bene fino a una prossima futura gravidanza. Però dipende in quale periodo rimani con la pancia. Comunque senza caricarmi di troppe cose perché ecco qualche video avevo visto ma anni addietro c'era gente che comprava, comprava, comprava. È vero che cioè, qualcosa uno si deve pur mettere ed è per questo oggi che ho deciso di, in questi giorni ho deciso di lanciarmi e di comprare delle cose perché va bene il leggings che ci sto comodo, alla fine mi piace, è versatile perché lo puoi mettere più sportivo, più casual, elegante no, però sì, un po' più casual, elegante, così, però veramente sempre le stesse tre felpe perché queste tre mi entrano, il resto non mi entra perché poi comunque è inverno. Insomma, con l'arrivare della primavera, infatti, ora mi sono messa questa maglia, anzi questa canottiera che ho comprato, vi volevo far vedere, questa non è della linea Prima Man. Questa è la mia panciotta. Oggi ho i leggings normali, me li sono messi, no, i leggings ce li avevo, però mi sono vestita così per farvi il video, perché questa l'ho appena comprata, e questo è il modello Divided, della quale l'ho preso uguale anche nero in taglia M. 5 euro come vedete. Ve l'avevo fatto vedere in un altro video haul, grigio chiaro e un grigio medio. Poi ne avevo anche una bianca e una nera in taglia S. Mi si stanno usurando e poi per adesso, insomma, per il seno e come lunghezza mi trovo bene con la M. Infatti, come potete vedere, coprono perfettamente il sedere, sono belle morbide e sono fatte con l'accino. Questa è bianca con delle righe molto sottili con il nero. Ecco, già vestita così, magari con una ballerina sotto. Io mi vedo, sto bombola d'ossigeno, mi serve veramente per fare il video. Mi sento già più carina rispetto alla solita felpa che mi sto mettendo da una vita. Quindi anche con poche cose semplici, questo cardigan invece è di Zara, è una taglia M e causa seno enorme, mi sta tirando un po' il bottone, però insomma mi va ancora. E quindi non me la sono presa anche in nero. Poi costano 5 euro. Il cotone è buono, la taglia M
Bene o male, riuscirò a mettermela anche quando poi dopo avrò partorito, anche se la S è perfetta. E un'altra cosa che io ho notato è che pur avendo la pancia ed essere entrata nel settimo mese, ed essere anche un po' ingrassata, la M della linea normale mi va come la L della linea pregnant. Prima mano incinta, insomma. Non ho capito perché questa cosa che le cose prima mano vestono più piccole rispetto alle cose standard. Ecco, se volete ordinare online fate questa cosa. Infatti io ieri avevo riempito un carrello online prendendo probabilmente delle taglie giuste, però siccome stamattina volevo andare a fare la spesa là, una piccola spesa, e avevo necessità di provare un capo che andava per forza provato, non c'era verso. Ho detto prima vado nel negozio fisico e poi se trovo senza stare a dover andare ogni volta là, ordino online, anche perché online c'è molta più scelta anche a livello di jeans e di maglieria rispetto che in negozio. In negozio non c'è un cavolo, non c'è niente, c'è pochissimissimissimissima scelta. Vabbè. Infatti, cioè, sono un po' sdegnatami e sono anche un po' arrabbiata perché comunque l'H&M dei Gigli, reparto prima man, io non so dove sia. Mentre, insomma, al Parco Prato c'è, ma è microscopico. Comunque, poi mi sono presa questa maglia pagata 14,99, reparto questo mamà, taglia appunto L. Queste grucce me lo chiedete, le prendo da... Le avevo prese dai cinesini un anno fa, se non mi sbaglio, però non mi ricordo quali. Aiuto. E questa è la maglia a mezza manica con scritto Really Perfect, Simply Perfect. Bellissima. Molto carina. Si vede che è prima mano perché c'è la ripresa qua. In futuro. Questa io avrei anche pensato di riutilizzarla come tipo pigiama, maglia di sopra del pigiama bella larga. Vediamo, comunque insomma 15 euro e avevo voglia di prendere qualcosa di diverso, non lo so, anche per il periodo di Pasqua, non lo so, un'uscita, un sabato sera, se magari voglio mettere a punto una ballerina e un fuso, però almeno metto una magliettina un po' più carina. Sì, mi è presa proprio la voglia di dire... Ho bisogno di sentirmi un po' più bellina, un po' più carina e di mettere anche in mostra nel modo giusto la pancia. Ecco, anche le cose un po' più aderentine, così spaccate per far vedere il mio polpettino amoroso. Ecco, visto che vado molto orgogliosa della mia pancia, vorrei, insomma, trovare delle cose che le rendano giustizia. Poi lascio il pezzo forte per ultimo e anche qua H&M potrebbe fare tre colori in più, cioè vendono a coppia queste maglie che costano lo stesso prezzo della linea base, ovvero 9,99. L'ho presa in taglia L perché la M mi andava giusta adesso, ci avrei fatto penso altre 2 settimane tutte con la pancia, però queste me le metto, è più facile che me le metta queste qua a mezza manica, è più facile che me le metta tra un mesetto, verso fine marzo, inizio aprile, dove poi mi mancano gli ultimi 2 mesi di gravidanza e la pancia, insomma sarà grande. Quindi ho preso una taglia L perché volevo essere sicura, insomma, che ci entrasse bene la pancia. Ora mi vanno un po' grandi, appunto sono bianca e nera e semplici, come se fossero costate 5 euro l'una. E infine il jeans, che è costato 30 euro e ho preso una taglia 44, cioè ho preso una taglia 40 che corrisponde appunto a una 44 e ero un po' titubante sul fatto di acquistare un jeans anche se sono appunto per ragazze in gravidanza perché mi sento un po' tutta gonfiata, io già soffro di ritenzione idrica e mi vedo un po' le gambe, poi specie ora che è una settimana che sono ferma in casa, che non faccio niente, mi vedo già un pochino più gonfia e non lo so, ho detto vabbè, vediamo se entro in una 44 me li compro, se no non voglio vedere nient'altro.
e mi sono presa questi qua che sono un modello skinny, anzi dice super skinny. Anche qua non è che ho scelto super skinny, era l'unico lavaggio che mi piaceva perché il resto erano colori brutti, mentre sul sito ci sono un sacco di modelli belli con gli strappi, un sacco di colori bellini. Questo è il modello che io ho scelto. Come ve lo sto facendo vedere? Ok, così è dritto. Le tasche davanti sono finte, dietro sono vere e sono anche molto comodi. Finiscono giusti per me che sono 1,70 m, non si devono neanche fare il risvoltino, non si deve fare niente. E questa banda è bella comoda, ok? Non me li aspettavo così tanto comodi, visto che ci sono alcuni anche da 40 euro. Però ecco, prendere un jeans online era un po' troppo rischioso perché io per l'abbigliamento ho bisogno di provarmi delle cose, di sapere come veste una marca e poi vedete, tra la linea normale e quella prima man c'è un po' di differenza. Così adesso, insomma, lo so, eventualmente se mi voglio prendere un jeans online posso prendere una, si spera che io possa prendere una 40 e che mi vadano bene. Comunque per ora farò con questi e finalmente, insomma, con una magliettina, con un cardigan così aperto, almeno mi potrò sentire un po' più Alessia normale, tra virgolette. Non so se mi riesco a spiegare, però per tutti i giorni mi va più che bene il leggings nero, tranquillissimo, vi ripeto, poi è super versatile, tutto quello che vi pare, però tra poco inizio a mettere anche le Converse, mi piace utilizzarle comunque con i jeans, mettere delle magliettine sfiziose perché comunque tra avere un leggings o avere il jeans cambia un po' l'impatto dell'outfit e avevo voglia di cambiare, mi era sinceramente rotta le palle di solo leggings, solo leggings, solo leggings, solo leggings. Quindi il video è terminato, cerco di montarlo, editarlo e caricarlo non appena, insomma oggi che sto filmando. E spero di essere stata utile a qualche ragazza in gravidanza come me. Niente, spero che di avervi almeno tenuto un po' di compagnia. Scusate per la voce, per se sono stata un po' sottotono rispetto al solito, però oggi veramente è il primo giorno che mi sento leggermente meglio. E nulla, ragazze, vi mando un bacio grande. Ciao e al prossimo video.